noi, mi dispiace dirlo, ma con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai. Mi dispiace molto. Il problema del centro-sinistra è: per vincere bisogna saltare due, tre o quattro generazioni. Siamo tantissimi! Abbiamo vinto 113 piazze a zero in un mese. Rispetto al non saper più parlare alla testa, all'anima e al cuore delle persone. Così ora sappiamo che non siamo soli e che siamo solo all'inizio. Lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 c'è bellire. Lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Io non sto mettendo nessun cappello politico, io fin dal primo momento ho sostenuto le sardine, fra l'altro io sono qua. Sì, sono un europarlamentare, ma sono il medico di Lampedusa che è ex pescatore. Io sono stato un pescatore, sono stato un marinaio imbarcato e facevo una pesca che si chiamava la pesca azzurra, dove si pescavano le sardine. Però oggi loro hanno pescato lei. Hanno fatto bene. Le sardine non esistono. Le sardine non sono mai esistite. Esistono persone che prendono posizione, che non restano indifferenti. Esistono cervelli che valgono più di un milione di like. Questa è un'esperienza di sinistra. No, non credo. Sinistra le sta stretta, la parola sinistra le sta stretta. Questa, dichiararsi antifascisti e antirazzisti, è applicare la Costituzione, è volerla vedere applicare nelle piazze, nelle scuole, nei posti di lavoro, nei mezzi di trasporto. È una generazione che include, la sua parola d'ordine è inclusione, dunque non è specificamente di sinistra. Sì, sì. Ora e sempre resistere! Ragazza, mi ricorda qualcuno, ricorda Enrico Berlinguer, mi ricordano le lotte operaie, mi ricordano la libertà che abbiamo conquistato in un certo periodo storico. Andate avanti. Ma tu cosa vorresti che io facessi? Devi essere te stessa, come io ti ho conosciuto, come Bruno, come dei ragazzi semplici. Voi non avete bisogno di insegnanti. Voi non avete bisogno di... Ma non possiamo sparire, non possiamo e dobbiamo diventare un partito. Cosa dobbiamo fare? Domani ci riuniremo per la prima volta i rappresentanti... L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo! Voi dovete rispettare il popolo. Che esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che di fronte solamente la natura e cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Tutte le generazioni in questa piazza magnifica si danno la mano. Le partigiane e i partigiani sono con voi. Questa piazza si esprimono i valori pieni della Costituzione. Quando avevo 20 anni non me ne perdevo una. Quindi, di manifestazione? È una cosa che mi ha entusiasmato, perché era una cosa che non si vedeva da tanto tempo. Vabbè, queste piazze erano nostre, ce l'hanno usurpate. Ci piacciono i polli, la bacchi e le sardine. Roma! Roma! Non si nega! E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Libertà! 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 Libertà è partecipazione. Diceva libertà. Libertà da cosa? Libertà di pensiero, libertà da credere alla complessità della politica, libertà di credere in qualcosa di diverso, non fidarsi dell'opinione che invece viene data dall'esterno. Libertà è partecipazione.